Spesso i blog combattono su questa definizione: meglio un articolo lungo, meglio un articolo breve, meglio un articolo corto, meglio un articolo di 200 parole, deve superare le 200 parole, non deve superare le 200 parole. Tutto dipende da quello che devi scrivere in questo articolo, da cosa devi comunicare in questo articolo. Magari una notizia rapida, una notizia veloce può essere al di sotto delle 300 parole perché ha come valore aggiunto la velocità, il fatto che sei il primo a dare questa notizia. Poi magari seguiranno degli approfondimenti, però la qualità in questo caso consiste nel fatto che tu sei stato il primo a dare questi contenuti. Se devi approfondire un argomento, ovviamente 300 parole sono inutili, non bastano, devi scrivere di più. Ma cosa devi scrivere? Testo inutile? Testo per gonfiare l'articolo? No, qualcosa che interessa veramente le persone. Quindi davanti alla questione, meglio un articolo lungo, meglio un articolo breve, io ti rispondo in questo modo: meglio un articolo giusto.